Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video. Oggi si ritorna a parlare di libri con un tag, sì, ma si parla di libri. Prima di cominciare, come sempre, io vi invito ad iscrivervi, lo sapete, ogni martedì ed ogni venerdì esce sempre un nuovo video che vi aspetta pronto per voi. Se vi va, iscrivetevi anche sui social, lì vedrete il dietro le quinte, le mie giornate e quant'altro, ormai sapete la formula, come funziona. Tutti i libri che vi mostrerò oggi li trovate linkati giù in info box. Sono tutti linkati con link di affiliazione, quindi se per caso volete acquistare questi libri attraverso i miei link, i vari partner mi lasceranno una piccolissima percentuale che posso utilizzare per sponsorizzare il canale e sopperire alle spese del canale. Bene, ho fatto la mia premessa quotidiana, quindi direi di cominciare subito. Siamo arrivati a metà anno, quindi direi che è il momento di fare un pochettino un bilancio di quelle che sono state le letture di quest'anno. Devo dire che quest'anno sono molto soddisfatta del quantitativo di libri che ho letto, perché ho letto praticamente quello che sarebbe il quantitativo dei libri che io mi prefisso o anche di più in un anno. Quindi ho superato abbondantemente le mie aspettative di lettura, mettiamola così. E di questo sono contentissima. E niente, cominciamo con il tag, così intanto vi racconto man mano come va il tutto. La prima domanda ci chiede: quanti libri hai letto per ora? Quanti pensi riuscirai a leggerne in totale quest'anno? Allora, quest'anno ho letto La bellezza di ben 39 libri. Per me, fino all'anno scorso era impensabile, cioè 39 libri sono tantissimi per me. Tant'è che su Goodreads avevo messo tipo come obiettivo di lettura di leggerne almeno 30, quindi direi che l'ho superato abbondantemente. Devo dire che è venuto molto in mio soccorso l'avvento degli audiolibri. Proprio quest'anno ho scoperto gli audiolibri, ho scoperto le piattaforme di streaming per quanto riguarda gli audiolibri e mi sono stati di grande aiuto perché mi sono resa conto che durante una giornata tipo sono più i momenti in cui faccio altro, quindi mestieri, passeggiata con Ettore o comunque sono tutti quei momenti in cui non posso stare ferma a leggere seduta o comunque non posso tranquilla a leggere, che non quelli che ho liberi effettivamente per potermi dedicare alla lettura. Con l'avvento dell'audiolibro io posso farmi anche 2, 3, 4 ore di ascolto tranquillamente, finendo magari un libro anche in una giornata, proprio perché è un'attività che posso fare senza impegnare gli occhi e le mani. E questo, credetemi, mi ha aiutato tantissimo perché ho potuto sfruttare tantissimo questa piattaforma e leggere libri che magari chissà quando avrei potuto leggere in futuro, o semplicemente mi ha aiutato a riuscire a sopperire alle difficoltà di lettura di alcuni libri che secondo me leggendoli sarebbero stati osticissimi. Vedasi, per esempio, Notre Dame de Paris, che secondo me poteva essere un libro papabilmente abbandonabile da me. E invece, grazie all'audiolibro, non è successo. Meno male. A volte ci rifletto e penso: però l'audiolibro è come barare, però voglio impormi di non pensarla così. L'audiolibro non è barare, è semplicemente leggere ascoltando cioè, vale come una lettura normalissima, anzi, con l'audiolibro hai anche la difficoltà di doverti ricordare tu le cose che ti hanno colpito. Mi rendo conto, per esempio, che alla fine del mese devo fare un piccolo sforzo di memoria per ricordare quali sono stati i punti salienti, perché ascoltando ovviamente restano molto meno impresse rispetto a leggere, sottolineare e quant'altro. Però appunto non voglio farmi venire la sindrome dell'impostore per via degli audiolibri. Devo dire che sono molto contenta perché mi sta aiutando veramente tanto a scoprire nuovi titoli, a leggere di più, a sentirmi anche meglio, perché leggere di più mi aiuta anche a darmi quel senso di: ok, stai leggendo, stai scoprendo nuovi libri, stai leggendo nuovi titoli che chissà quando avresti letto, così potrai leggerne molti altri anche negli anni a venire. Quindi sono veramente contenta di questa cosa. Mi ha dato proprio la possibilità di leggere di più, per poter recuperare tutta quella valanga di libri che vorrei leggere nella mia vita, quindi sono veramente, veramente felice. Mi sono soffermata anche troppo su questo punto, cercherò di essere più veloce con i prossimi punti. La seconda domanda dice: quali libri vuoi leggere entro la fine dell'anno? Io questo tag lo amo, ha delle domande bellissime. Comunque, sicuramente voglio leggere entro la fine dell'anno, ma questo me lo voglio proprio riservare per il periodo freddo, quindi tra novembre e dicembre, Anna Karenina di Tolstoi, perché appunto mi sa di inverno rigido, cioè mi sembra proprio quel classico libro che posso leggere nel periodo freddo, e ha una protagonista che voglio scoprire tantissimo. Ultimamente sto leggendo di tante protagoniste femminili interessanti, adesso però sono curiosa di conoscere lei.
E a proposito di personaggi femminili interessanti, un altro libro che voglio assolutamente leggere entro la fine dell'anno e tranne anche troppo tempo è Villette di Charlotte Bronte. Qualche tempo fa ho visto una storia di Ilenia Zodiaco che diceva che questo libro qui è praticamente una sorta di Jane Eyre elevato all'ennesima potenza, quindi se hai amato Jane Eyre, questo lo amerai ancora di più, perché è ancora più bello, ancora meglio, ancora di più. E quindi, cioè, io devo assolutamente leggerlo. Un po' la mole mi spaventa, però ai tempi mi spaventava anche la mole di Jane Eyre, invece non mi era pesata. In questo periodo sto leggendo anche Cime tempestose della sorella Emily. Devo dire che dal punto di vista della scrittura continuo a preferire Charlotte, sono molto più in sintonia col suo tipo di scrittura. Poi più in là vi farò sapere, vi racconterò un po' la mia, magari farò un confronto fra i vari scritti delle tre sorelle. E però sì, voglio leggerlo, non vedo l'ora, io adoro questa autrice, quindi voglio leggere tutto di suo, anche la lista della spesa. Speriamo mi piaccia tanto quanto mi è piaciuto Jane Eyre. Poi entro la fine dell'anno voglio anche assolutamente leggere questo qui, perché sapete che psicologia, criminale e quant'altro sono il mio pane. Ovviamente questo non c'entra niente con i criminali, questa è pura psicologia e basta, psicologia clinica tra l'altro. Eden Valley Road di Robert Kulker parla di questa famiglia americana composta da 12 figli, se non ricordo male. La metà di questi comincia a sviluppare i primi sintomi di schizofrenia. E quindi noi vediamo questo caso, che è stato un caso mediatico perché è tratto da una storia realmente accaduta, in cui i vari medici, giornalisti e quant'altro vengono a conoscenza di questa famiglia numerosissima, tutta quanta o quasi affetta da questa malattia. E sono curiosa di sapere un po' come è nato il tutto, cosa si è studiato, insomma è molto 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 affascinante, non vedo l'ora di saperne di più. Tra l'altro ho sentito un sacco di pareri entusiasti, quello che mi aveva colpito di più è stato il parere di Melania Costantino, che ne aveva parlato molto bene, ha detto che dal punto di vista psicologico era comunque un testo affidabile, corretto, che non diceva castronerie e che era appunto molto ben scritto, molto ben fatto, quindi io assolutamente non vedo l'ora di leggerlo e di saperne qualcosa di più. Poi vorrei assolutamente leggere Dio di illusioni di Donna Tartt, perché ha una fama incredibile, voglio sapere come mai tanta gente lo ha amato o adorato. Mi sto rendendo conto che al momento ho voglia di leggere un sacco di mattoncioni, cioè io che li temo così tanto, eppure ho in lista un sacco di mattoni, e niente, questo si commenta da solo, è un libro che voglio conoscere perché ha una fama eccelsa. Infine voglio riuscire a finire entro la fine dell'anno, anche se questo ho un po' di remore perché è un po' impegnativo come testo, cioè voglio dedicarmici anima e corpo senza perdermi, quindi vedrò un pochettino i miei livelli di concentrazione, mal che vada slitta l'anno prossimo. I diari di Sylvia Plath. Come vi avevo già detto, è un personaggio che io vorrei veramente conoscere, studiare, approfondire. Di lei mi aveva colpito tantissimo il video di Nadia, della lettrice solitaria, che ne aveva parlato in maniera meravigliosa, cioè veramente Stuart, il suo video che magari vi linko qua giù o su nelle schede, ti innamori del modo in cui ne parla, ti innamori di Sylvia Plath, ti innamori di tutto e quindi vuoi conoscerla assolutamente. Quindi questo è assolutamente un libro che voglio leggere, ma con la giusta concentrazione. Poi ovviamente ce ne sono una caterba in più che vorrei leggere e andrei avanti ad oltranza, però più o meno questi sono i più urgenti. Buongiorno dalla me del montaggio, mi sono resa conto di aver bypassato una domanda, proprio non ho letto la riga corrispondente, è stata proprio distrazione, perciò ve la propongo adesso velocemente perché tanto ne parlerò in maniera molto veloce. La domanda in questione era: il peggior libro letto finora quest'anno? Qui purtroppo, e vi lascerò anche qui un link al video in cui ne ho parlato, vi parlerò di Kentucky di Samantha Schweblin. È stato un libro che mi ha delusa tantissimo, forse quello che mi ha delusa di più. Devo dire che fortunatamente quest'anno ho letto dei libri che sì, non mi hanno fatto impazzire, nel senso che non me li ricorderò già più magari l'anno prossimo, però si sono limitati soltanto ad essere un po' tiepidini, non erano libri orrendi. Questo invece è proprio stato un libro orrendo. Kentucky parla di tecnologia, di distopico, ricorda tantissimo, almeno per quanto riguarda la trama, un po' la serie TV Black Mirror. Siamo in una realtà praticamente simile alla nostra, in cui
è stato inventato il Kentucky. Che cos'è? È un robottino, dalle sembianze carine, animalesche, ci sono il coniglietto, il pulcino, il draghetto, un po' di... no, il corvo, non il pulcino, il draghetto, insomma, un po' di animali carini. Questi robottini al posto degli occhi hanno due videocamere e hanno sotto delle rotelle. Poi vengono comandati a distanza da qualcuno che sta dietro allo schermo, di un PC. Quindi cosa vediamo all'interno di questo libro? Vediamo delle storie in cui qualcuno muove il Kentucky e quindi spia le vite altrui attraverso il computer e vediamo invece chi ospita il Kentucky e quindi viene spiato da questi piccoli robottini. La premessa c'era, era fantastica, ormai questa frase l'ho già detta allo sfinimento, peccato però che nel momento in cui mi sono dovuta interfacciare con il testo mi sono ritrovata con una serie di racconti un po' scollegati tra di loro, fatta eccezione per alcune storie, in cui praticamente si vede tipo in loop. Gente che accende il PC per la prima volta e prova per la prima volta a telecomandare il Kentucky e gente che apre la scatola con questo pupazzetto che comincia ad approcciarcisi e a capire un attimino come funziona questo pupazzetto che gli scorrazza per casa. Basta, è un continuo fare la stessa cosa in tutti i racconti. Dopo un po' diventa ripetitivo, diventa abbastanza scialbo, inoltre queste storie non è che ti diano un motivo per proseguire la lettura, dopo un po'. Letta una, le hai lette tutte. Parte tra l'altro col botto, con un racconto che è pazzesco, cioè il primo racconto è un qualcosa di stupendo che ti fa proprio sentire l'odore della distopia, del pericolo imminente. Poi basta, muore lì la cosa e si trascina in un racconto veramente scialbo, inutile, che non porta a niente perché, ripeto, non è che racconta cose in più, non è che ti dà informazioni in più su questi Kentucky, su chi li ha creati, su perché sono stati creati, su qual è lo scopo principe, su nulla, non succede niente. Si vedono solo queste persone che aprono scatole oppure accendono il PC e vedono le vite altrui, che non sono neanche così tanto interessanti. Quindi è stato veramente, veramente forse una delle delusioni più brucianti in cui la sinossi è stata forse molto più accattivante del libro stesso. Peccato, davvero peccato. Comunque io approfondisco questo libro nelle videoletture, quindi se volete sapere cosa ne penso in maniera più completa, vi lascio appunto il video. Altra domanda ci chiede: quanti libri hai abbandonato senza finirli? No, devo dire che questo metà anno sono stata relativamente brava, nel senso che li ho abbandonati, perché ne ho abbandonati anche troppi, alcuni senza neanche iniziarli a momenti, cioè nel senso avrò letto 2 o 3 pagine e li ho accantonati, ma quelli non li considero neanche perché magari sono libri che rileggerò in futuro e quant'altro, quindi non mi sento di andare a dire che li ho abbandonati, ho semplicemente letto le prime pagine, non mi convinceva, li ho messi da parte. Comunque, quelli che ho invece abbandonato e che penso non riprenderò in mano sono stati Il Petalo Cremisi e il Bianco di Michel Faber. In realtà questa era una rilettura, non era il periodo per rileggerlo, non mi andava, è un libro che ho amato, ho adorato, io ve lo consiglio caldamente, ma non ero in vena di rilettura, avevo voglia di leggere roba nuova e in quel periodo rileggerlo non era il momento giusto, quindi l'ho abbandonato solo per questo, ma in realtà è un libro che ho già letto. Ho abbandonato con grande dispiacere per Teresa, mi dispiace tantissimo, però cioè, mi ricordo che mi aveva colpito molto la sua recensione, quindi ho voluto prenderlo proprio per lei, però poi mi sono resa conto che non è proprio il mio genere e quindi c'è poco da fare. Io il realismo magico non andiamo d'accordo, sebbene ci sia stata qualche eccezione, tipo il libro di Bontempelli, di cui vi ho parlato in un video letture nel mese scorso, ve lo lascio su nelle schede. E quindi insomma mi è dispiaciuto tantissimo, però a un certo punto non ce l'ho fatta più e l'ho abbandonato. Poi Ragazze elettriche, devo dire che questo libro mi dispiace averlo abbandonato, ma è proprio quel classico libro che io non leggerei mai, perché non lo so, proprio non riesco, non mi intrattengono questo tipo di storie, mi annoiano particolarmente. Aveva delle premesse che sembravano interessanti, però poi la trama è andata a trascendere nell'avventura e quant'altro. Quindi ci ho perso un po' di interesse, me l'aspettavo proprio un distopicone di quelli ansiogeni, di quelli proprio stile 1984, comunque che si incentrassero di più sull'ambientazione, sul farti esplorare la situazione distopica, invece molto più incentrato sull'azione e quant'altro, che per carità carino, ma non è nei miei gusti. Ho abbandonato poi anche Istituto di Bella Morte perché
non mi ricordo neanche più l'autore, però non mi prendeva. L'Istituto di Bella Morte l'avevo preso colpito dalla casa editrice, che è una casa editrice piccolina, la Clicquot, che ha questa cosa particolare di prendere i libri, chiamiamoli vintage, no? Quei libri che non sono più in stampa, non sono più in commercio, quei libri che magari appunto sono stati un po' abbandonati ma che in realtà hanno un loro valore letterario e li ha ristampati, tra cui c'è anche questo libro qui, Istituto di Bella Morte. Le premesse erano fantastiche, si parla di quest'uomo che praticamente cosa succede? Entra in contatto con questo istituto, il fantomatico Istituto di Bella Morte. Cosa fa questo istituto? Ti prende e simula la tua morte per darti la possibilità di crearti una nuova vita e quindi una nuova identità, e eccetera, eccetera, eccetera. Il nostro protagonista quindi vuole accedere a questo istituto per poter crearsi una nuova vita. L'unica clausola che l'istituto dà è che nel momento in cui tu fai questa scelta non puoi tornare indietro, non puoi avere ripensamenti, pena. Questo è da scoprire qual è la pena, perché la pena non è assolutamente piacevole. E quindi noi ci ritroviamo con il nostro protagonista che ovviamente, come si può già immaginare, fa quello che fa e poi se ne pente. Le premesse c'erano tutte, mi interessava tantissimo, mi intrigava tantissimo, però non ce l'ho fatta. La scrittura era veramente troppo pesante, troppo stagna. E dopo un po' io ho abbandonato perché non riuscivo ad andare avanti, c'era poco da fare, non mi prendeva. Non aveva il ritmo di cui avevo bisogno, probabilmente, non lo so, però sta di fatto che non era un libro che fittava con il mio gusto personale, e ormai io mi sono presa l'abitudine che se un libro non mi prende non sto a sbatterci troppo la testa, perché poi finisce soltanto per innervosirmi, finisco per odiarlo, eccetera eccetera. Sono pochi i libri con cui mi impongo di magari dare una possibilità in più, insistere ancora un pochettino, ma sono veramente pochi e questo non rientrava tra quei pochi. Infine ho abbandonato anche Le sette morti di Evelyn Hardcastle. Questo libro addirittura l'ho ascoltato, neanche letto, e mi ha ammorbata tantissimo. Sono arrivata a metà libro che non mi interessava più neanche sapere come andava a finire, il gioco non valeva la candela, era troppo articolato, troppo arzigogolato, lo spettatore, il lettore, tu lettore diventi eccessivamente passivo, guardi soltanto quello che pensa e fa il protagonista ma senza neanche riuscire ad empatizzare, senza neanche incuriosirti, cioè arrivi talmente stufo e stremato di questo modo di fare, di questa scrittura così... no, non è tanto la scrittura, è proprio la storia che è troppo articolata, che dopo un po' ci perdi l'interesse, ti dà quasi fastidio continuare perché non empatizzi con il personaggio, non empatizzi, cioè hai un protagonista che praticamente si trova in una situazione con cui tu dovresti empatizzare tantissimo, dovresti dire cavolo poverino, vediamo come va, vediamo se riesce a liberarsi da questa situazione. Ma non ci riesci, perché è un protagonista che non è per niente delineato, è un protagonista che, sebbene la situazione non permetta un essere delineato, mettiamola così, però comunque il suo carattere, i suoi pensieri ce li hai a portata di mano. Attraverso questi pensieri non traspare niente, è come se tu stessi camminando dietro a un manichino che fa cose. E quindi ho avuto almeno questa percezione qui, insomma sta di fatto che sono arrivata a metà libro che ero talmente annoiato che ho detto ma perché sto perdendo il mio tempo a portare avanti un libro solo perché è in audiolibro e quindi lo devo finire. Mi sono stufata, ho chiuso e ho fatto un'altra lettura. Mi è dispiaciuto perché ha avuto una, non so come spiegarlo, ha avuto un boom pazzesco di recensioni positive, tutti erano entusiasti, cioè veramente chiunque ha adorato questo libro, io non l'ho assolutamente capito, non mi è piaciuto, mi ha veramente annoiata, cioè arrivare in un giallo poi a non volerne sapere più niente vuol dire che è veramente un libro che non è stato congegnato per tenere lo spettatore in suspense, tenere lo spettatore insomma tra le due grinfie, e almeno per questo tipo di libri secondo me è la cosa principale, è la base, cioè se tu non tieni lo spettatore incollato alle pagine hai fallito miseramente. Puoi fare la trama più arzigogolata di questo mondo, più intricata e più fantastica, ma se tu non riesci a tenere lo spettatore con te c'è un problema.
L'altro libro che ho abbandonato è stato Frenesia di Flavio, io gli autori non me li ricordo, tanto per fortuna vi lascio le copertine, perdonatemi. Frenesia è un libro che io volevo leggere per il periodo del Pride, però non ce l'ho fatta, mi ha annoiata un po'. Parla di questo ragazzo, Valerio, che praticamente un giorno esce con il suo migliore amico, stanno lì al bar. Questo suo migliore amico è il classico belloccio a cui tante ragazze fanno la corte. In questa serata in particolare lui è particolarmente infastidito da queste ragazze che non sembrano volerlo lasciare stare, insomma lui è lì col suo amico, vuole godersi la serata e loro sono lì tipo corvetti a stargli dietro, a cercare di attirare la sua attenzione, al che lui esasperato prende e bacia Valerio, quasi a voler far intendere alle due ragazze: mi dispiace ma ho altri gusti. Per carità riesce nel suo intento, perché le due ragazze a questo punto si allontanano, però Valerio rimane molto turbato da questa cosa. Andando avanti coi giorni si rende conto che questa cosa gli ha dato emozioni strane, emozioni particolari che non hanno, che l'hanno lasciato turbato appunto, e man mano si renderà conto che forse c'era qualcosa di latente in lui che è stato un po' risvegliato, che è stato un po' scosso, e comincerà a rendersi conto che forse c'è un lato di lui che vuole uscire, vuole provare a prendersi il suo spazio. E quindi vediamo un pochettino la vita di Valerio, una vita fatta di amici, di discoteche, insomma quelle classiche cose che si fanno da quando hai 20 anni, e di questa sua relazione con la sua appunto omosessualità. Un libro che sembrava molto carino, molto interessante, che sembrava quasi appunto un libro da comfort zone, mi ha un po' ammorbato, perché appunto la trama non ha niente di per sé e si svolge tutto così nella routine di questo ragazzo che fa uscite, va a feste, fa cose che a me sinceramente interessano relativamente, e abbiamo i pensieri di Valerio, pensieri che però non mi hanno parlato, pensieri che non mi hanno coinvolta, cioè non l'ho trovato un personaggio interessante a tal punto da poter dire ok sì, voglio sapere di più sulla sua vita. È un personaggio che non è stato scritto bene a mio parere, o comunque è stato scritto in maniera un po' poco coinvolgente, un po' superficiale, cioè non lo so, mi ha proprio annoiato il suo modo di essere, di scrivere, non rientrava nei miei gusti. Infine, un altro libro che ho abbandonato è stato il primo volume della saga di Blackwater. Questo ho provato a leggerlo, poi ho provato ad ascoltarlo, ma non c'è stato verso. Io e il fantasy siamo proprio due cose che si stanno allontanando man mano. Fantasy e noir in realtà era un po' di tutto, però sì, mi ha proprio ammorbata. Cioè era una storia che qualcosa di visto e rivisto, trito e ritrito, mi ha un po' cioè nel senso, fate conto che l'ho abbandonato tipo a un quarto di libro, però non c'era niente che mi incuriosisse a tal punto da continuare la lettura, non c'era niente che mi teneva ancorata, che mi faceva dire ok, voglio sapere però come va a finire, quindi l'ho abbandonato malamente, non era probabilmente destino, ma sapevo già che era un libro che già da prima non mi attraeva, però presa dalla curiosità di tutte le persone che ne parlavano ho detto vabbè dai, diamogli una possibilità, ma non è stato il caso. Peccato. Altra domanda: miglior graphic novel, fumetto, manga letto finora quest'anno? Allora, devo essere sincera, e questo mi dispiace, penso che recupererò un pochettino perché non voglio perdere l'abitudine. Quest'anno ho letto praticamente pochissimo, forse solo un fumetto, quindi vi menziono quel fumetto perché comunque vale la pena di essere letto, però non ne ho letti molti e mi riprometto nella seconda metà dell'anno di leggerne un po' di più, anche perché ho qualche letturina che mi piacerebbe fare. Ho letto il terzo volume di Sweet Paprika di Mirka Andolfi. Allora, io in realtà spero di procurarmi appena possibile, cioè anche nella wishlist Amazon. Ah, il canale ha una wishlist Amazon. Nel caso voleste fare un regalo al canale, mi raccomando, trovate il link anche qua giù. Comunque, mi volevo procurare anche la versione Hot di Hot Paprika. Quindi la storia, per carità, di per sé sono riuscita a recuperarla perché c'era in biblioteca.
quindi l'ho preso in prestito e quindi almeno la trama bene o male l'ho conclusa e sono molto contenta. Volevo vedere però appunto la versione 8, esattamente come quella che ho in casa del primo e del secondo volume. Questa graphic novel o fumetto è meravigliosa. Non so come spiegarlo, è la storia della nostra protagonista Paprika, che è una diavoletta che ha una carriera invidiabile. Lei si impegna al 300% per riuscire a spiccare nella carriera. Lei è la dirigente di una casa editrice, stampa libri e stanno per fare un film proprio su uno dei libri che ha pubblicato. È bellissima l'ambientazione perché appunto ci sono gli angioletti e i diavoletti in questa ambientazione. Non aspettatevi in maniera tenerina e pucciosa, anzi è esattamente l'esatto contrario. E abbiamo appunto lei che sì, è fantastica nella carriera, ma ha una vita amorosa disastrosa e una vita sessuale ancora più disastrosa. Vediamo proprio quindi come Mirka Andolfi tratta il tema dell'amore per se stesse, l'amore per qualcuno, trattato in maniera meravigliosa, senza filtri nella versione hot, quindi se per caso siete sensibili a questi temi prendete la versione sweet, però appunto parla proprio dell'importanza del non castrare questo aspetto della vita, di non reprimerlo, ma di trattarlo con il giusto rispetto, perché se si tratta col giusto rispetto anche questo aspetto della vita, ovviamente di conseguenza anche il resto delle cose andranno bene. C'è una storia d'amore meravigliosa, io poi l'ho seguita dai primissimi tempi in cui Mirka faceva semplicemente degli sketch, quindi l'idea era solo nella sua mente, ma ogni tot nella sua pagina Instagram postava queste foto di Paprika e l'altro protagonista che, vabbè, non vi faccio spoiler anche se si vede già e si intuisce già chi sia, però insomma abbiamo questa diavolessa e questo angioletto che si fanno un po' la corte e io innamorata persa, cioè è la storia più bella che abbia mai letto. Mi spiace che forse non faccio troppa pubblicità a questo fumetto, però essendo che YouTube è un po' complicato da capire da questo punto di vista per quanto riguarda queste tematiche, è difficile fare pubblicità ad un fumetto del genere perché appunto non vorrei incorrere in cose che violano norme e quant'altro, però io vi consiglio caldamente di dargli una possibilità. Sono 3 volumetti, quindi finisce in 3 volumi, ma è una storia bellissima con una morale profondissima che ha da insegnare tantissimo, insegna veramente l'importanza di questo aspetto e in tanti, me compresa, si potrebbero anche ritrovare nella protagonista o negli altri protagonisti che fanno da sfondo a questa storia meravigliosa. I disegni poi sono spettacolari, ci sono scene che veramente vi piegherete in due dalle risate perché è anche molto brava e cioè crea degli sketch veramente divertentissimi e io ve la consiglio credo a profusione per sempre sempre sempre. Adoro molto il suo modo di disegnare, adoro le sue storie. Di lei avevo letto anche Contro Natura e concordo che sul fatto che lei sia meravigliosa. Anche Contro Natura è un fumetto che vi consiglio, anche questo finisce in 3 volumetti. Lì si parla invece di diversità, dell'amore tra diverse specie, quindi ricorre sempre l'amore nei suoi diversi aspetti e adoro il suo modo di scrivere, di disegnare davvero, cioè dategli una possibilità perché è fantastica, è meravigliosa. Poi, altra domanda abbiamo, quanti libri sono entrati a far parte della tua libreria dall'inizio dell'anno? E rullo di tamburi, nella mia casa sono entrati ben 91 libri, lo so. È una follia, me ne rendo conto. Tra acquisti, scambi, regali, arrivi da casa editrice, ci sono la bellezza di 91 libri. Ho un problema, gente, me ne rendo conto, ho un problema. Soprattutto con gli scambi ho un problema. Altra domanda chiede, di quanti libri ti sei liberata dall'inizio dell'anno? Devo dire che questo dato mi ha sorpresa molto perché sebbene siano entrati tantissimi libri, mi sono però resa conto che ne ho mandati via altrettanti, quindi per fortuna non è stata così drastica la situazione, infatti ne ho mandati via la bellezza di 73, quindi bene o male si bilancia la cosa, sono poco meno di 20 libri la differenza tra quelli che sono entrati e quelli che sono usciti.
Potrei fare di più? Sì, devo fare di più assolutamente, però sono molto contenta che insomma non sia sepolta in casa dei libri. Continuiamo con quale pensi sarà il tuo prossimo acquisto? Allora, devo essere sincera, ho avuto molta difficoltà a rispondere a questa domanda per il semplice fatto che mi sono resa conto di sentirmi letteralmente satura di acquisti, nel senso che ho recuperato bene o male buona parte della mia wishlist. E ad oggi non ci sono libri che io desidero talmente tanto da dire ok, no, appena ho la possibilità compro quel libro lì. Quindi in realtà no, non ho desideri di comprare nient'altro. Se mi verrà qualche occasione, vedrò un libro che magari è scontato e l'ho in wishlist, lo acquisterò, ma non ho desideri al momento di acquistare niente. In questo periodo desidero più che altro smaltire i miliardi di libri, i 91 e più libri che ho nella mia libreria. Altra domanda, il libro più esteticamente che hai comprato o ricevuto quest'anno? Qui non ho avuto dubbi, ce n'è uno che ha una copertina che è a dir poco meravigliosa, che si è prestata benissimo anche a una fotografia che ho fatto su Instagram, appunto nel post che lo riguardava, e sto parlando di Dentro Soffia il Vento di Francesca Diotallevi. Copertina meravigliosa, le vibes che trasmette praticamente mi rappresentano in tutto e per tutto, queste foglie autunnali che però non sono arancioni ma sono un po' di tutti i colori, blu, arancione, verde, bellissima questa donna con i capelli lunghi e rossi, trasmette un autunno pazzesco, cioè davvero no, meravigliosa, è la copertina più bella che abbia mai visto in vita mia, quindi vince a mani basse cioè, ce ne sono anche di libri che ho ricevuto slash comprato con le copertine molto belle, ma questa non l'ha ancora battuto nessuno. Continuiamo con un'altra domanda che dice: libri usciti di recente e non ancora letti, ma che vuoi leggere? Sì, ce l'ho e proprio anche su questo sono andata a colpo sicuro. Sto parlando di Amico mio di Gianmarco Perale. L'ho comprato al Salone del Libro, è un libro che voglio assolutamente leggere, è uscito quest'anno, da neanche troppi mesi, comunque è uscito nel 2023. Profumo ancora di nuovo, mamma mia. È un libro che assolutamente voglio leggere. Mi ha ispirato la trama appena l'ho letta, cioè appena l'ho letta mi sono innamorata, l'ho ficcato subito in wishlist. Racconta di questo ragazzo, questo bambino, anzi, perché comunque siamo ai tempi delle medie, 13 anni, ecco. Parla di Tom che ha un migliore amico, ovvero Pony. Sono amicissimi, sono inseparabili, hanno un rapporto veramente molto molto stretto, talmente stretto da risultare quasi strano. Un giorno però purtroppo accade una diatriba a scuola, se non ricordo male, sta di fatto comunque che i genitori sono un po' preoccupati da questo rapporto un po' strano che Tom ha con Pony, di conseguenza li separano, cercano di non farli più incontrare. E Tom ne sta malissimo, cerca in tutti i modi di riuscire a riconciliarsi con lui, riuscire a riprendere un pochettino questa amicizia e quindi vediamo un pochettino le dinamiche di quello che accade. Questo a grandi linee è quello che ricordo della trama, in realtà non l'ho riletta, non mi ricordo assolutamente nulla, ricordo però che come l'ho letta ho detto no, devo prenderlo perché voglio vedere un po' l'aspetto psicologico del libro, l'aspetto tutto, tutto. Inoltre in tanti ne parlano in maniera molto entusiasta, parlano molto bene della scrittura dell'autore, che è una scrittura molto particolare ma molto bella. Non vedo l'ora di leggerlo. Tra l'altro, sfogliando le pagine, vedo che è ricchissimo di dialoghi. Voglio leggerlo quanto prima possibile. Penultima domanda: prossime uscite attese nella seconda metà dell'anno. Allora, come sempre, perché io rispondo sempre allo stesso modo a questa domanda, io non attendo mai libri, non attendo mai nuove uscite perché non lo so, non ho grandi aspettative o comunque sono talmente impegnata a finire le pile di libri che ho che non guardo troppo avanti, non guardo troppo oltre alla ricerca di nuovi titoli, quindi guardo poco queste cose, però devo dire che da quest'anno tengo molto più d'occhio, le uscite della Voland, che è una casa editrice di cui sono sempre stata innamorata, ma quest'anno ho anche iniziato a collaborarci, quindi un pochettino mi sento un po' più legata adesso a loro. E poi vabbè, hanno comunque un catalogo che è la fine del mondo, delle copertine che sono la fine del mondo, quindi voglio comunque recuperare un po' di loro titoli, voglio tenerli d'occhio proprio perché mi piace, è una casa editrice con cui mi sento molto a mio agio e quindi se esce qualcosa di carino per Voland, magari comprerò qualcosa di loro. Ultima domanda, il miglior libro letto finora quest'anno?
È stato facile ma difficile, nel senso che non ne ho letti tantissimi di libri belli quest'anno. Quest'anno è stato un anno pieno zeppo di libri che mi hanno lasciata tiepida, che mi hanno fatto... Che ho ricordato poco, mettiamola così, però quei pochi che mi sono piaciuti tutti e tanto. Quindi è stato veramente difficile fare una cernita, però ce ne sono due che hanno spiccato in egual modo, quindi non ho potuto scegliere uno dei due, quindi ve li mostro entrambi. Il primo è Il quinto figlio di Doris Lessing, letto in un giorno e mezzo, amato alla follia. È un libricino piccolino, ma che mi ha sorpresa tantissimo. Vi ho lasciato anche la recensione nel video letture che vi linko qua su. È una chicca. Se non avete letto nulla di Doris Lessing, leggete questo. Se non avete mai letto Il quinto figlio, leggetelo, perché è meraviglioso. Parla di questa coppia che va a vivere insieme, si amano tantissimo e vogliono tantissimi figli. Cominciano ad avere i primi, sono felici, finché non arriva il quinto figlio, Ben. Ben, che è un figlio diverso, che è un figlio molto più impegnativo, un figlio che cozza completamente con i loro ideali, e tutto ciò che ne verrà in seguito, tutte le crepe che cominceranno a crearsi in questa famiglia, tutta la psicologia e la dinamica di questa madre che si ritrova con questo figlio, che è tra l'altro un figlio di una gravidanza indesiderata. Vi giuro, non è per niente... cioè, sì, è un po' tragicino, però non è quel classico libro da pornografia del dolore, ecco. È un libro che invece è molto moderno, un libro che vi mostra proprio il lato oscuro della maternità, per quel lato che non viene mai mostrato, perché la maternità è vista come qualcosa di sacrosanto, e vi fa vedere aspetti della vita che purtroppo spesso vengono nascosti perché ritenuti inopportuni. E vi assicuro, cioè, l'empatia che proverete con questa donna, pur magari non essendo mamme, pur non essendo incinte, sarà inevitabile, a prescindere. Penso che anche se un uomo leggesse questo libro empatizzerebbe tantissimo con la protagonista. Quindi io vorrei consigliarlo a chiunque. È un libro veramente assurdo, bellissimo e che va letto, punto, che va letto una volta nella vita. Questo fa parte dei 100 libri da leggere una volta nella vita. Sto stilando una lista, prima o poi farò un video a riguardo, ma questo rientra tra quelli che secondo me vanno letti almeno una volta nella vita. L'altro libro che mi è piaciuto tantissimo quest'anno, che consiglio a tutti, 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 leggetelo almeno una volta, anche questo rientra nei 100 libri da leggere almeno una volta nella vita, sto parlando di Cielo di Pia Leino. Anche di questo ci ho fatto una recensione, ve la lascio anche questa qua su. Cos'è questo libro? È pazzesco, non c'è altro da dire, è un libro che io ho definito profetico e spero che non sia così, sia chiaro, cioè io mi auguro con tutta me stessa che ciò che c'è all'interno di questo libro non capiti mai, però è un libro veramente tosto. È un distopico, ma è un distopico molto attendibile ed è questo che lo rende molto affascinante. Si parla della città di Helsinki. A seguito di una guerra civile abbiamo un movimento sovranista che decide di chiudere le mura della città e donare ai suoi abitanti una piattaforma virtuale in cui rifugiarsi, ovvero Cielo. Su Cielo è tutto bello. Nel momento in cui entri nella piattaforma cominci a sentire un sollievo incredibile pari a quello di una droga e i tuoi pensieri sono felici, stai bene. Ovviamente per entrare su Cielo devi pagare e il pagamento avviene in ore, appunto. Quando tu lavori guadagni ore da spendere su Cielo. Il nostro protagonista è un ragazzo che lavora in università e fa ricerche scientifiche, o meglio, in questo caso sociologiche direi. Si sta indagando, infatti lui stesso sta indagando, sul nostro tempo, il 2020, o meglio, i primi degli anni 2000. E in questo frangente di tempo lui cerca di capire come si è arrivati alla situazione in cui sono loro. Infatti il mare non è più praticabile, gli animali non ci sono praticamente più, al posto della carne si mangiano insetti, pane fatto con farina di insetti, c'è una condizione climatica catastrofica, c'è un inquinamento terrificante, la gente stenta a mantenersi, la gente non vuole più uscire di casa, ognuno fa per sé, le città sono deserte, è tutto davvero spettrale. E
Quindi noi vediamo un pochettino il percorso, quello che è successo probabilmente e ciò che ha portato alla situazione, e in concomitanza con questa ricerca abbiamo anche una sperimentazione in cui si sta cercando di ovviare a questa apatia che le persone stanno cominciando a provare, questo ritirarsi in casa, questo non voler parlare con nessuno, questo non voler uscire. E la chiave di tutto è Ina, una ragazza che il nostro protagonista incontrerà sulla piattaforma Cielo, a cui appunto proporrà questo esperimento. Non vi dico altro, è meraviglioso dal quantitativo di post-it. Io vi lascio immaginare le frasi che ho sottolineato, quello che mi sono appuntata, ciò che se ci penso ancora mi viene l'ansia, vi giuro, però è veramente un libro che va letto, è un libro che ti apre gli occhi, un libro che ti urla attenzione, potremmo essere ancora in tempo, fate attenzione a quello che fate nel futuro. È proprio un urlo, una richiesta d'aiuto per iscritto dal futuro, ecco, e io vi giuro, cioè, non mi stancherò mai di dirvi leggetelo, è meraviglioso. Voland è stata pazzesca a tirar fuori questo libro e a portarcelo qui in Italia, e niente, quindi assolutamente un libro che rientrerà per me nei 100 libri da leggere almeno una volta nella vita. Bene, il tag finisce qui. Grazie ancora per aver visto questo video, grazie ancora per avermi ascoltata, io spero che vi sia piaciuto, che vi abbia un pochettino tenuto compagnia. Sono molto contenta dei risultati che ho ottenuto finora, sono molto contenta di come stanno andando le letture, spero che in futuro continui così, spero di incontrare letture che mi entusiasmino esattamente come mi hanno entusiasmata questi due libricini qua. E niente, io vi saluto, vi ringrazio ancora per avermi ascoltata, vi ricordo che tutti i libri che avete visto qui trovate giù linkati in info box, vi invito anche ad iscrivervi al canale se vi può far piacere, così restate aggiornati sui video che escono e sui social, così insomma vedete un pochettino la mia vita e ci teniamo un pochettino compagnia. Inoltre faccio sempre sondaggi e quant'altro, quindi insomma può tornare utile. Grazie ancora per l'ascolto, noi ci vediamo in un prossimo video. Alla prossima. Ciao.